Ma indubbiamente io credo che noi umani sentiamo dentro di noi la presenza di una possibilità di vincere la morte. Per il fatto che la desideriamo, che la ipotizziamo, significa che fa parte della nostra umanità. E tuttavia poi l'evidenza è che noi davvero abbiamo un limite posto davanti e che all'interno di quella che è la natura di questo mondo, come abbiamo avuto una nascita, una crescita, così abbiamo un declino e certamente una fine. Ma a differenza di tutti gli altri esseri viventi di questo mondo vegetale, animale, noi umani sentiamo questa morte, questo limite, come qualcosa di ingiusto, credenti o non credenti. E noi dobbiamo interrogarci perché. Qualcuno di voi avrà avuto qualche animale accanto a sé e avrà visto la morte di questi animali. Quando si avvicina il momento della morte, vanno a nascondersi con tranquillità, si mettono sotto l'albero, sotto un cespuglio, se avete una casa in campagna, e in modo molto pacifico muoiono. Come gli alberi che seccano. Questo non significa, attenzione, che non abbiano un dolore, una sofferenza. Io sono convinto che anche gli alberi sono capaci di sofferenza. Perché siamo tutti viventi e dove c'è la vita c'è la sofferenza. Ma per noi umani la sofferenza è diversa. Perché la sofferenza è che con la morte finiscono le relazioni. Ed è bellissimo pensare che i primi uomini della storia, o meglio della preistoria, hanno sentito il bisogno nel morire di salvaguardare la relazione. Una delle cose più belle sono i dati dell'archeologia preistorica, quando si trovano scheletri di uomini di migliaia di anni fa, innanzitutto c'è la sepoltura, che è proprio il segno che lì semplicemente non c'è più l'animale che ha preceduto l'uomo, ma ci sono gli umani. Gli umani appaiono quando cominciano a seppellire. Ma dov'è il seppellimento? Non pensatelo come una specie di onore al morto, è il bisogno in qualche misura di tener viva una relazione.